2 giorni di grande e prestigioso livello a Lanciano, col capoluogo frentano che ospita il 34esimo campionato italiano targa para arcieri presso la pista di atletica Stefano Recchioni. Decine di arcieri, un'organizzazione poderosa, giudici di gara, personale volontario, nulla è stato lasciato al caso nella manifestazione organizzata dalla società Arcieri Anxanon, che festeggia con questo evento nazionale 10 anni di attività. In gara i migliori arcieri della nazionale, di ritorno dalla Para Archery Cup di Novemesto in Repubblica Ceca, dove hanno dominato conquistando il primo posto nel medagliere. Maria Sandra Virgilio ed Eleonora Sarsi, compagne di nazionale titolari nelle Paralimpiadi di Tokyo, a Novemesto hanno conquistato il record iridato, atlete dunque sul tetto del mondo. Qual è il movimento italiano? Siamo a buon punto? Sì, soprattutto nell'ultimo anno sono cresciuti i numeri, quindi insomma anche noi in genere eravamo sempre in 3, in 4 sulle medaglie dei campioni italiani, quest'anno siamo in 6, quindi insomma vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Che sport è? È uno sport diciamo che ti permette di conoscere te stesso. Come ci si avvicina a questo sport? Io mi sono avvicinata per caso in realtà. E prima facevo tutt'altro, facevo basket in carrozzine, poi per caso mi sono avvicinata a tiro con l'arco. E che soddisfazioni dà questo sport? Ne dà molte, ma devi stare attento pure a come tiri, perché gli altri vanno in gara pure per vincere, quindi... Sfide di alto livello quelle di oggi nella prima giornata di gare, dedicata alle 72 frecce di ranking round che hanno assegnato i titoli di classe e hanno stabilito il tabellone delle eliminatorie. Al termine degli scontri diretti sono stati definiti tutti i semifinalisti che domattina si giocheranno la possibilità di conquistare il titolo italiano assoluto nelle categorie previste. Sul campo di gara, a sostegno dello staff, la pescarese Roberta Di Francesco, ormai punto fermo della nazionale azzurra. Settimana prossima si parte per la Youth Cup a Bucarest e si spera comunque di fare un buon piazzamento sia di squadra che individuale, e poi successivamente gli europei, vediamo come va. Tra nazionale paralimpica e la nazionale azzurra comunque l'Italia si fa valere? Sì. Assolutamente. A che livello siamo? A che punto siamo? Dio, io non mi sento la persona più adatta per giudicare, sinceramente, però sicuramente abbiamo delle buone carte in regola. Lanciano dunque capitale del tiro con l'arco in un weekend dalle grandi emozioni, mentre l'assessore allo sport Danilo Ranieri pone l'accento su alcune criticità che l'accoglienza ricettiva ha purtroppo messo a nudo, aspetti che giustamente vengono rimarcati per porvi rimedio e crescere. Trovato posto nel nostro sistema di non accoglienza e quindi nella ricettività, e purtroppo anche per un altro motivo ancora un po' più grave, che è quello che alcune nostre strutture, chiamiamole così, purtroppo non sono adatte, diciamo, a chi è in carrozzello, a questa disabilità. Questo ci deve far riflettere, perché noi ci riempiamo la bocca di parole come turismo, disabilità, socialità, inclusività. E poi non abbiamo da far entrare una carrozzella in un albergo, perché non abbiamo l'albergo, non abbiamo una camera dove poterli ospitare. Alcuni di loro sono ospitati all'ANFAS a Santa Maria in Parma. Questo ci deve far riflettere su quelli che devono essere i nostri programmi per il futuro, perché questa è una manifestazione bellissima di gente che è molto più brava di noi.